Vi hanno convinto a fare Gravel oppure avete visto la puntata precedente di School of Gravel, questa nuova serie in 16 puntate che vi racconterà tutto sul mondo della Gravel e avete deciso di prenderla? Beh, adesso però è arrivato il momento di scegliere quale andate a prendere, una più morbida, più lunga, più tranquilla da caricare come un asino o una velocissima che fate i 40 di media? Beh, oggi, puntata numero 2 di School of Gravel, vi porto a scegliere la bici giusta per voi. Tipi di macro situazioni: all round, adventure e performance. Ma perché ci sono tutti questi nomi? Faccio un piccolo passo indietro. Allora, la mountain bike la conoscete tutti? Sì? Molto bene. Nella mountain bike chiameremo la bici da cross country, quella più veloce per fare le salite e le discese, quella da downhill per fare i salti e le cose così, poi c'è quella da enduro, quella da trail, tante tipologie. Nella gravel è successa la stessa cosa. Da pochi anni è arrivata nel mercato questo tipo di bici, che da molti anni in realtà in America già esiste, ma c'era il bisogno, la necessità di dare dei nomi ad alcune tipologie. Ora, all round è una bici per fare tutto, per andare un po' sull'asfalto e qualche sterrato, quindi è una bici abbastanza stradistica che vi permette di fare tanti chilometri. Quella da adventure è quella da bikepacker, quindi quella che si carica tipo muro con tutte le valigie e tutte queste cose, mentre quella performance ha geometrie e pesi veramente contenuti, quindi geometrie super racing, pesi contenuti, bici per fare velocità. Qual è la scelta giusta per voi? Adesso andiamo a vedere. Va da sé quindi che se volete viaggiare dovete scegliere una bici che abbia gli attacchi per le borse, quindi tutta la parte race, competition la lasciamo da un lato e andiamo avanti con quelle più morbide, il gravel più da fighetto, il gravel più bello per viaggiare, per condividere, il gravel quello che in realtà è un po' sulla bocca di tutti. Questa invece è una bici all round, cioè fa tutto bene, dall'asfalto allo sterrato leggero a qualche sterratino un po' più incazzato. Bene, quando però si parla di geometria rilassata, che cosa diavolo significa? Perché, come dicono i forumendoli, quelli che sui forum typano dappertutto, si scrivono 100.000 cose. È una bici rilassata, cosa vuol dire? Ve lo spiego bene, visto che siamo a School of Gravel qui su Endu Channel. Rilassata significa più lunga, più comoda, con un carro posteriore leggermente più lungo che sarà meno reattivo, ma vi porterà in modo confortevole per tutto il viaggio. La forcella, ad esempio, con un angolo di sterzo abbastanza chiuso diventa più nervosa, quindi scattante, però la bici rilassata è un po' più aperta, con una forcella magari anche più alta, con uno sterzo che rimane più alto. Vedete qui quanti spessori abbiamo sotto. Quindi, per concludere un po', più la bici è raccolta al posteriore e chiusa all'anteriore, più sarà race, mentre questa, ma soprattutto quelle ancora più da viaggio, che potete caricare con tutte le valigie del caso, saranno più lunghe, più rilassate, più comode da utilizzare. Spesso le bici, soprattutto il bikepacking, sono di alluminio o d'acciaio, ma ci sono anche in carbonio. Questa invece, che è una bici all round, è in carbonio, con un tipo di carbonio leggero ma non top level, che ci porta a fare praticamente tutto e abbastanza bene. Ora, adesso, andiamo a fare un piccolo insight su cerchi e gomme. Abbiamo parlato del telaio, abbiamo parlato dei tipi di telaio e di strutture che ci sono, andiamo a vedere cerchi e gomme. Siamo arrivati a parlare di gomme, perché anche questo, ragazzi, è un argomento molto molto complesso. Come vi è già stato detto, dipende un po' dove andate in bici e con chi. Dove? Ok, questo è l'esempio che il dove conta un casino, perché questa è una gomma praticamente slick, è una gomma molto scorrevole, che io personalmente utilizzerei per esempio a fare le strade bianche. Perché? Perché le strade bianche sono a Siena, sono con tanto asfalto e con qualche tratto sterrato. Questa va benissimo, sezione 30 mm 32/35. Vi è una gomma. Passiamo al 45 mm, una gomma leggermente più larga, 40-45, ed è una gomma da sterrato che funziona in tante situazioni.
questa, come potete vedere, ha un disegno che è abbastanza cattivo, abbastanza gripposo, con dei tasselli che servono anche sui sentieri, magari di montagna, perché il gravel non è assolutamente limitato alle strade bianche di Siena, si può fare anche in montagna. Quindi questa gomma io la consiglio a chi fa qualche radice, qualche sasso, qualche salita anche lenta dove c'è bisogno di trazione. Io uso sempre delle gomme tubeless, ma potete scegliere quello che volete e metterci anche le camere d'aria. Ultima, last but not least, una gomma cicciotta, panciona, da 45 e anche 50 mm. Diventa molto molto grossa anche in base al cerchio che utilizzate. Perché? Perché un cerchio in alluminio o in carbonio avrà delle risposte diverse, ma anche la sezione del cerchio cambia. Un cerchio più largo vi darà una pancia più grossa della gomma e quindi un po' più di comfort. Stiamo parlando comunque di un gravel abbastanza sul divertimento, abbastanza sul sentiero, e quindi questa gomma funziona benissimo. Vi assicuro che ha anche un bel grip, soprattutto sul duro, sul sasso, e ha una bella altezza, quindi vi dà un sacco di comfort. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Le vedete le differenze tra queste due bici, una race e un allround? Come il colore, ma no, non è il colore. Certo, ci sono tante differenze, ma è il gruppo. Avete notato che una ha la singola e l'altra ha la doppia? Questa allround 46-30, quindi con la doppia davanti, con la possibilità con 12 pignoni dietro veramente di fare tanta tanta roba. L'altra ha una singola corona da 40, un po' piccola, si può usare anche un po' più grande, ma dietro con una cassetta pignoni veramente importante, con dei pignoni giganti, ci permette di fare veramente delle montagne impressionanti. Una cosa non vi ho detto, vieni. Il gruppo Shimano GRX, che è studiato apposta per il gravel, ha anche questa piccola chicca, si chiama la frizione, non è quella che si usa sulle moto. Vedete il cambio? Se io vado a spingerlo non si muove, è molto molto duro. Se invece apriamo la frizione, questo diventa morbido, serve per togliere la ruota, ma con la frizione attiva avremo una catena sempre in tiro, apposta per tutte quelle situazioni sterrate con sassi, bumpy roads e radici, per riuscire a non avere mai problemi. Ora, questa è solo la parte di trasmissione, quindi andiamo a vedere freni, leve e... c'è solo il meccanico o c'è anche di più? Il nuovo GRX DI2 a 12 velocità. Andiamo ad aprirlo, non l'ho mai aperto. C'è un botto di roba, ci metterei troppo, facciamo così. E voilà, 48-31 per la gamba veramente importante da pedalatori. Nuovo cambio e leva fantastica, perché ha un design diverso rispetto a quella meccanica. Ora, senza entrare in 100.000 dettagli, a me piace molto l'ergonomia di quella, sinceramente, di questa. E la cambiata, logicamente, è fatta da un cervellino intelligente e non da un cavo. Quindi a me, personalmente, piace molto. Però andiamo avanti. Andare a scegliere, alla fine, personalmente, io guardo un sacco lo stile. Una bici mi deve piacere, la gravel tanto più, che è un mondo fatto un po' anche di fighetti, di viaggiatori, di gente che ha gli stickers attaccati come motociclisti, con le patch che vanno con il giubbetto di jeans. La gravel è un mondo gigante, a me deve pagare l'occhio, deve però anche funzionare bene, perché non basta la bici stilosa. Quindi io voglio qualcosa che freni forte, perché faccio le staccate da paura, che mi porti a fare anche situazioni non facili, perché per me la gravel è anche questo, non è solo la strada bianca. Quindi ecco che la bici deve avere un'anima, deve trasmettermi qualcosa. Io scelgo una bici che abbia stile e che abbia personalità. Poi andate sul web, cercate quelli stilosi su Instagram, tipo me, e quindi cercate anche tante cose che ogni giorno nascono, no? Mi viene in mente quello che fa il video che salta i doppi giganti, o l'avventura pazza in America, come la Unbound. Abbiamo fatto questa Rebound, questo giro insieme agli amici, quando c'è proprio questo evento che si chiama Unbound, che fanno in America. Io ad esempio vorrei andare in Islanda, c'è un evento grave in Islanda, ho visto delle immagini e sono andato fuori di testa. Non so, sono un cicloviaggiatore, non lo sono mai stato, sono più uno racer, uno che va veloce in bici, però quando ho visto l'Islanda ho detto voglio andare con la mia gravel in Islanda. E quindi, beh,
queste sono le mie bici, ma non so se userò queste perché sono tante piccole modifiche per andare là. Volete farvi degli upgrade? Tenete una bici e continuate a metterci cose nuove per capire veramente qual è la vostra bici. Per concludere, raga, il mio consiglio è: con chi andate in bici, dove abitate, queste cose sono fondamentali, perché da una parte c'è lo stile e la funzionalità del mezzo che andate a scegliere e dall'altra c'è la compagnia. Quello è tutto, raga, la condivisione secondo me della bici è veramente importante, quindi scegliete in base a queste due cose e continuate a seguirci su Endu Channel con le prossime puntate di School of Gravel.